Seduti. Stretta di mano. Tu solo. Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del calciatore Jonathan Silva. Lascio la parola al direttore sportivo Monci. Buonasera a tutti. Siamo qui per la presentazione del nuovo acquisito della Roma. Diamo la benvenuti a Jonathan. Aspettiamo un grande in bocca al lupo per questo Messi. Siamo convinto che farà un buon percorso con noi. Adesso siamo pronto per rispondere a vostra domanda. Iniziamo con le domande. Inizia Cenzi, Roma Radio. Una per il calciatore. Intanto benvenuto. Quali sono le tue caratteristiche tecniche? Muchas gracias por la bienvenida. Acoplarme al equipo, a lo que el técnico quiere, las características son las que me vieron hasta ahora y las que voy a seguir teniendo. Sí, grazie per il benvenuto. Sono qui per cercare di integrarmi al meglio possibile con questa squadra. Le mie caratteristiche sono note, sono quelle per le quali mi hanno scelto. Una per il direttore. Cosa l'ha colpita del calciatore e in cosa secondo lei deve ancora migliorare? Jonathan, calciatore che noi conosciamo bene, che ha fatto un bellissimo percorso a studiante a Boca e anche a Sporting. Pensiamo che è un calciatore che ha i fondamenti, ha le caratteristiche che stiamo cercando per il terzino sinistro che le piace a Eusebio. Che deve migliorare? Ancora è giovane, sono cose che deve migliorare, ma che credo che ha tante cose buone per fare. Giannini, Roma TV. Eccomi, al giocatore chiedo le tue prime impressioni sull'ambiente e le prime parole che ti ha detto il mister. La verdad que quedé muy sorprendido. Es un club muy importante. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Y con el técnico aún no he tenido la posibilidad de hablar. Creo que cuando estemos un poco más tranquilos voy a poder hablar con él. Ma sono rimasto molto colpito e impressionato dal club, dalle infrastrutture. Questo è un club molto importante, sono felicissimo di essere qui. Con il mister non ho ancora avuto modo di parlare, adesso non appena avremo un po' più di tranquillità, senz'altro lo faremo. E al direttore invece chiedo un bilancio di questa sessione di mercato. Il bilancio a livello sportivo, a livello di acquisito e di uscita, è stato, penso che normale, no? Ha uscito Castan in prestito, Emerson Moreno in vendita e anche Nura in prestito. Acquisito, abbiamo fatto l'acquisito di Jonathan, no? Realmente, se guardiamo la partecipazione che ha avuto i quattro giocatori che hanno uscito, non era tanta, no? Perché Nura non aveva giocato, Leandro anche no, Emerson
Moreno, partecipazione aveva stato scarsa, no? Poca partecipazione. E sono convinto che abbiamo fatto il mercato che la società aveva bisogno. Forza, magari, sicuro, se potrebbe aver fatto meglio, ma credo che era nella linea che dobbiamo fare, no? Una volta che io ho arrivato a capire, a conoscere meglio questa società, per me è più facile lavorare. Sono convinto che devo migliorare per continuare il percorso che ho nella mia testa di lavoro per la Roma, ma sono convinto anche che questi 9 mesi che sono qui sarà una possibilità per essere meglio ancora. Angelo Mangiante, Sky Sport. Sì, allora, una domanda a Silva, tanto una curiosità, se c'è un giocatore in particolare al quale ti ispiri e poi che idea ti sei fatto, soprattutto del calcio italiano, visto che poi recentemente in Champions League hai affrontato la Juventus. C'è un giocatore anche in Miras o in Navas, come laterale immagino, e che tu sei impressionato del football italiano, avendo giocato contro la Juventus a livello campionato. Sì, en realidad jugadores en mi posición miro en general, trato de mirar para aprender. Y con respecto a la liga italiana, me parece una liga muy fuerte, en la cual hay que estar todo el tiempo concentrado, hay que estar atentos y tener responsabilidades a la hora de jugar. Sì, non guardo a nessun giocatore in particolare, ma guardo in generale a tutti quei calciatori che ricoprono il mio ruolo in campo per cercare di apprendere da loro. Il campionato italiano mi sembra un campionato molto, molto forte, nel quale occorre essere sempre concentrati al massimo, avere sempre la massima attenzione e assumersi le proprie responsabilità anche al momento di giocare. Poi al direttore Monci volevo fare una domanda. Un attimo fa ho fatto il bilancio di mercato, vorrei un attimo affrontare il momento attuale della Roma. Mi spiego, voi come società avete accontentato molto anche da un punto di vista economico con dei rinnovi di contratto pochi mesi fa i giocatori cosiddetti più forti, no? da Nainggolan a Strootman a De Rossi eccetera, con un monte ingaggi che al momento è il secondo della Serie A. Immaginiamo che non può essere questa una squadra che può accontentarsi del quinto posto, no? Lei oggettivamente si aspetta qualcosa in più da questi giocatori più forti, dai cosiddetti leader della squadra, visto che siete partiti per poter competere per lo scudetto, grazie anche a questi top player, tra virgolette? Sono convinto che nessuno possiamo essere contento con questo quinto posto, no? Ma credo che non dobbiamo cercare responsabilità, sino trovare soluzioni. Il primo responsabile sono io, che sono il responsabile della costruzione della rosa, della squadra, e che prende decisioni. Pertanto, se qualcuno cerca il responsabile del momento in cui la squadra è qui, non cercare di più. È vero che tutti possiamo migliorare, anche il calciatore, anche il tecnico, evidentemente il direttore sportivo, ma sono convinto 100% che la squadra, il calciatore, il giocatore, tutti, ma non solo questo nomine che tu hai detto, no? Tutti sono conscienti, capiscono che ha qualcosa che migliorare a livello individuale. Ma, insisto, la responsabilità
massima e del direttore sportivo, che ha l'autonomia, la responsabilità, la libertà della proprietà per decidere ogni momento. Cecchini, Gazzetta dello Sport. Eccomi qui, direttore. Una domanda al direttore. Eccolo. Volevo chiedere questo. Lei, quando si presentò in conferenza stampa, disse una frase molto bella che è rimasta impresso a tanti, cioè qui i giocatori hanno sul petto non il cartello si vende, cioè hanno sul petto il cartello si vince, non si vende. Si aspettava che l'impatto con il calcio italiano fosse più facile, si aspettava che il mercato italiano fosse più facile, ha visto qui a Roma tutto sommato è più facile vendere che vincere, come ha potuto vedere. Ha trovato difficoltà che non si aspettava e soprattutto anche tutta la situazione, le era chiara fin dal primo giorno, tutti i sacrifici che ci sarebbero stati eventualmente da fare, aveva tutto, tutto chiaro. Il direttore sportivo della società, la mia forma di capire come deve farlo, qualcuna volta deve dire qualcosa per proteggere la società. E questa frase, non so come si dice, frase era una forma di parlare per proteggere la società. E credo che guardare indietro di quello che ho trovato qui non mi fa nessun favore, non mi fa nessuna aiuta. Io credo che devo guardare in avanti e lavorare per costruire una Roma più vicina a quello che i tifosi vogliono. Che è vero che oggi sportivamente siamo distante, a distanze. Distante? Distante. Credo che è il momento di essere un po' più City e lavorare di più. Credo che è il momento di mettere su per il tavolo tutto quello che abbiamo dentro. E è il momento anche di capire che i tifosi sono arrabbiati. Guardare indietro penso che non frega niente adesso. Dobbiamo guardare avanti, assumere ognuno la nostra responsabilità, io il primo, perché questa società oggi ha un livello strutturale per me molto importante e quello che lavoriamo in il livello sportivo dobbiamo provare a essere più vicino al livello strutturale della società. Pertanto, non importa che pensavo io in il passato, importante per me è il presente e il futuro. Insisto, momento possibilmente di essere un po' più City, lavorare di più. Valdiserri, Corriere della Sera. Eccomi, buongiorno. Volevo chiedere a Jonathan, che mi pare non giochi dal 16 novembre, dato che deve fare 10 partite per avere la certezza di essere confermato. Scusa, non sono 10. Ah, ok, vabbè, allora meglio. Comunque, quando pensa di poter scendere in campo, visto che alla Roma insomma quest'anno non sono stati particolarmente fortunati con gli infortuni. E poi volevo chiedere invece al direttore, quando lei si è presentato ha detto che lei è venuto a Roma perché Roma le permetteva di essere Monchi, no? Era un posto di lavoro dove lei poteva dare pieno sfogo delle sue capacità. Quanto Monchi abbiamo visto finora? Perché non credo che lei sia venuto qua per fare un mercato come quello di gennaio, immagino che ci saranno ben altre idee nella sua testa. Da giugno potremo vedere il Monchi vero? Por el momento me siento bien, estaba trabajando en el lugar en el que estaba. Vengo acá con la misma expectativa, a trabajar y a tratar de sumarme al grupo lo antes posible.
In questo momento mi sento abbastanza bene, stavo lavorando nella squadra, nella città in cui mi trovavo, arrivo qui per continuare a lavorare e completare il mio percorso riabilitativo e la mia aspettativa è quella di unirmi al resto della squadra il prima possibile. Cioè 10 giorni, 20 giorni, un mese? Non lo so il dottore. No, non sono in grado di dirlo in questo momento. È vero che io ho detto che ho scelto la Roma perché pensavo che qui si potrebbe vedere o potrebbe essere Monchi. E veramente credo che fino ad oggi possibilmente avrei stato la frase più vicina alla realtà, perché non so se conosce la mia storia, penso che sì, perché lei è un grande vecchio professionista e sa che sì, qualcosa si parla di Monchi e che vende e compra tanto. E qui fino ad oggi lo stai facendo. Le recomendo ancora leggere il libro che parla su di me, perché comincerà a capire che qui sto essendo Monchi. Ma sono convinto che, come ho detto prima, devo migliorare. Devo migliorare e prendo la mia culpabilità, perché sono cose che ho fatto che sono convinto che devo fare meglio. Ma è vero che voi conoscete meglio che io questa città, questo club, e sono 9 mesi che io ho arrivato e oggi sono convinto di 2 cose: che conosco meglio la società, che pertanto è più facile lavorare nel futuro, e che sono meglio professionista di quando ho arrivato, 100% convinto. Pertanto non cerco alibi, assumo la mia responsabilità, ma il lavoro di un direttore sportivo non è solo il lavoro del presente. Per me sarebbe più facile non guardare quello che è importante per la società e pensare solo in me. Ma credo che un direttore sportivo della Roma, primo è la Roma, secondo è la Roma e dopo forse il direttore sportivo. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno. Per Jonathan, scusa se insisto sulle tue caratteristiche, ma mentre Monchi ti conosce molto bene, forse i tifosi ancora non sanno bene quali sono le tue qualità migliori. Ce le puoi spiegare e magari qualcosa in cui senti di dover migliorare? Grazie. Con respecto a mi caratteristica, si ustedes vieron los partidos, juegos o el historial mío, tendrían que saber un poco más. Con respecto a lo que me pide el técnico, tácticamente creo que soy ordenado. En la marca me hago fuerte y juego mucho al espacio sin pelota. Tratar de cruzar, de hacer cruzamientos y estar bien defensivamente, que es lo que tiene que hacer un lateral, defender y después pasar al ataque. Con respecto a mejorar, tengo 23 años, me queda toda una carrera por delante y obviamente voy a tener que mejorar día a día, voy a mejorar y voy a aprender cosas. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, mi sarà capitato magari di vedere le mie partite, quello che è stato il mio percorso, quindi ecco, le mie caratteristiche sono un po' quelle. Come diceva un attimo fa il direttore, da un punto di vista tattico sono un giocatore ordinato, un marcatore, un giocatore che attacca lo spazio anche senza palla, che cerca di andare spesso al cross, che sono un po' le prerogative di chi fa il mio ruolo, quello di difendere innanzitutto e poi di proporsi in fase offensiva.
dove devo migliorare? Beh, ho ancora soltanto 23 anni, ho una carriera davanti e quindi è chiaro che devo lavorare giorno per giorno per cercare di migliorarmi. Per il direttore invece la mia domanda è questa. È stata un po' sorprendente anche per come è venuta la cessione di Moreno, perché è stato il primo acquisto che ha portato quando è arrivato a Roma, e in un certo senso ha certificato che Moreno non sia stato un giocatore che ha funzionato nella Roma, perché l'ha rivenduto dopo pochi mesi. Ora le chiedo, lei rifarebbe tutti gli acquisti che ha fatto nel suo primo mercato e pensa di aver fatto in questo senso, proprio a livello di acquisti, di nuovi ingressi nella squadra, un lavoro sufficiente, discreto, buono? In questo ruolo da direttore sportivo ho sempre la stessa idea, no? Ogni giorno, ogni anno, ogni stagione si impara. E io 6-7 anni fa ho imparato che quando uno fa un acquisto, e questo acquisto per qualcosa, perché l'allenatore non lo guarda, perché il giocatore non si è adattato, non va bene, lo meglio è chiudere, fermare. E per me, insisto, lo stesso che ho detto antes, per me sarebbe più facile dire guarda, Héctor continua, ma credo che non è andato bene, dobbiamo riconoscerlo, non andavo bene, abbiamo trovato un'offerta ieri mattina, per noi è la stessa, più o meno lo stesso prezzo che lo abbiamo portato a Roma, e abbiamo deciso farlo. Anche dobbiamo pensare che il giocatore ha la sua opinione. Lui voleva giocare perché voleva andare bene al Mondiale e eravamo tutti d'accordo. Ma insisto, per me è più onorato? Sì, più onorevole. Più onorevole riconoscere l'errore, ma non continuare nell'errore. Abbiamo trovato una soluzione buona anche economicamente per la società. Lo abbiamo fatto. E il resto d'acquisto, possiamo parlare uno per uno, ma credo che sono tante cose che influiscono nel rendimento. Io posso portarti esempio di giocatori che primo sei mesi non hanno fatto niente e dopo hanno diventato giocatore importante qui a Italia, in Spagna, in Francia, in Portugal, in tutto. E io sono convinto che i calciatori che abbiamo preso, che restano adesso alla società, più tardi che pronto, sì, prima che dopo. Prima che dopo cominceranno a giustificare il suo acquisito. È vero che qualcuno è difficile perché Cardo è infortunato, Patrick veramente non è stato mai al 100% perché è infortunato, Ander, stiamo parlando di un giocatore che è arrivato da Turchia, che non parla l'italiano, ma che credo che le ultime partite è più vicino a quello che pensiamo di lui. Sì, sono convinto. E dobbiamo aspettare, perché fare un giudizio oggi per me credo che è ingiusto. È lo stesso che ho parlato prima, quando Angelo mi ha fatto la domanda del calciatore importante. Tutti dobbiamo migliorare, anche loro. Ma credo che c'è un tempo di adattazione che tutti bisognano. Austini. Per Jonathan, una curiosità, se per caso ha sentito in questi giorni Alberto Aquilani, che credo abbia conosciuto allo Sporting. Sì, però hablé un tiempo, perdí el contacto, pero sí, me había hablado muy bien de la Liga Italiana. Non sono più in contatto con lui, però ecco, ricordo che mi parlava sempre, sempre bene del calcio italiano. Per il direttore Monci, volevo chiedere invece, in questi 9 mesi l'hanno un po' delusa i giocatori che ha già trovato qui, piuttosto che si parla tanto di quelli che lei ha comprato, ma quello che è mancato forse
è rispetto all'idea che lei si era fatto della forza di questa squadra, e poi sull'allenatore, se lei già da oggi, visto che ne sono cambiati a Roma 14 di allenatori in 14 stagioni dopo Fabio Capello, se già si sente dire di Francesco allenatore della Roma adesso e il prossimo anno. L'allenatore non è un tema, no, hai niente che parlare, no? Solo aiutarle a quello che io posso aiutare, no? Nel giorno a giorno. Quanto al giocatore, io è difficile fare una riflessione oggi che siamo quinto, no? E che abbiamo 7 partite in fila sin vincere, ma per me questa squadra ha tanta qualità, tanta qualità. Io lo guardo allenare tutti i giorni, per me sono giocatori veramente forti, ma lo dico di cuore, qualità tecnica, fisica, allenano bene, ma è vero che qualcuna volta non solo una squadra prende una sconfitta o no vince per questione tattica o tecnica, ma a livello tecnico e tattico e fisico per me sono convinto che la squadra è forte. Anche a livello individuale, per me sono sorpreso, no? E quando è arrivato in aprile qui a Roma, questo mese e mezzo che era un po' più rilassato che adesso, e guardava con più tranquillità, io ho trovato giocatori di un livello veramente alto, no? Sì, questa domanda l'aveva fatto 8 di dicembre, saremmo tutti convinti, è la stessa opinione che io. Oggi è più difficile perché il momento sportivo non è buono, ma io non cambio la mia opinione di questa squadra. Voi pensate che noi abbiamo venduto un giocatore che ha giocato una partita quest'anno al Chelsea per tanti soldi? Questo define che la squadra è forte. È un giocatore di livello. Cagnano. Eccomi Jonathan, benvenuto. Volevo chiederti quando hai ricevuto la prima chiamata da parte della Roma e quanto può aiutarti nel tuo ruolo un giocatore di esperienza come Kolarov. Muchas gracias por la bienvenida. Cuando la Roma me llamó, la verdad que quedé impresionado, no me lo esperaba. ¿Pero cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo te llamó? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué tiempo? Hace un día. ¿Cuándo fue? No sé. ¿Cuándo? ¿Qué tiempo? Hace unos días. Hace unos días, sí. La verdad que quedé impresionado, obviamente no dudé en venir para acá. Bueno, hoy estoy acá, estoy muy contento y obviamente al lado de la clase de jugadores que voy a estar voy a aprender mucho y lo voy a aprovechar. Per il direttore invece, se posso, volevo chiedere... Dice, vabbè, grazie per il benvenuto, non so esattamente quando, comunque qualche giorno fa, quando la Roma si è interessata a me, insomma, non me l'aspettavo e appunto non ho avuto... esitazioni di sorta. Dice, non soltanto Kolarov ma tutti i grandi calciatori che troverò in questa squadra mi potranno aiutare e potrò imparare da loro. Volevo chiedere al direttore se Blind era un obiettivo della Roma, del Manchester United, se c'è stato qualche problema insomma nella trattativa. Ti rispondo io anche alla prima pregunta che l'ha fatto lui. Noi abbiamo parlato con il suo procuratore direttamente con lui, no? Primo mercato, primo anche di cominciare il mercato, e quando abbiamo cominciato a sentire sì. Qualcuna cosa intorno a Emerson. No? E Blin è un nome di più di tanti nomi che ha uscito in queste mesi. È stato offerto 3-4 giorni fa, è stato valutato a livello sportivo e economico, abbiamo concluso che non era il giocatore che noi volevamo prendere a livello sportivo e economico, perché non possiamo dimenticare sempre l'aspetto economico, perché se no prendiamo
tutti i campioni del mondo. Pertanto è stato offerto, valutato e deciso che no. Facciamo l'ultima. Parisi, Centro Zona Sport. Buongiorno Silva e benvenuto. Lei viene da La Plata, è una città argentina dove giganteggia la figura di Verón. Le chiedo, il suo ex compagno, attuale presidente delle Estudiantes, le chiedo se le ha dato qualche consiglio e se ha già incontrato Francesco Totti, che insomma, che idea ha di lui? No, hace mucho tiempo que no hablo con el presidente de Estudiantes de La Plata. ¿Y qué va a ser? ¿Y si ya has hablado con Totti? ¿Qué opinas de él? Ah, tuve la suerte de verlo personalmente, de saludarlo. Obviamente todos sabemos lo que es Totti para la Roma. Y la verdad que hoy no lo puedo creer estar al lado de él, compartir algunas cosas, cuando en su momento lo vi en la PlayStation. Diceva, direi che è da parecchio che non parlo con il presidente della Plata. Per quanto riguarda Totti, ho avuto il piacere e la fortuna di incontrarlo ieri personalmente, di salutarlo. Sappiamo tutti quello che rappresenta qui e, ad essere sincero, ancora non ci credo di averlo qui accanto a me. Ero abituato a vederlo sulla PlayStation. E volevo chiedere invece al direttore, anche in maniera abbastanza diretta, se la Roma ha già ricevuto offerte per Alisson, che in questo momento è forse il vero top player di questa squadra? No, non ha ricevuto nessuna offerta. Lasciarmi un po' di riposo, una settimana più o meno, per cominciare a parlare già del prossimo mercato. No, no, non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Io credo che la ultima domanda del video. Sì, sì, sì. Una piccola domanda a voi, no? Credo che cominciare a parlare di chi resta, chi si va oggi, 1 di febbraio, aiuta, no, non è una critica, aiuta un po' alla squadra. Pertanto, lasciamo un po' di parlare di mercato, che ha finito ieri, e cominciamo a parlare di gioco, di risultato, di tattica, di tecnica, perché così sicuro sarà meglio per tutti. Grazie. 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 Io ringrazio il cielo.